192 donne, 1808 uomini, il bimbo più giovane Bruno di soli 6 mesi trasportato dal papà, il più anziano Brunori Franco di Foligno e Felice Antonietta di Spoleto. Sono questi i numeri di una grande edizione, la sesta della Spoleto Dorce Mountain Bike, con 2000 partecipanti, 1225 italiani, inglesi, bulgari, svizzeri, un americano e ancora ciclisti provenienti dalla Francia, dall'Argentina, dall'Ungheria e dalle Filippine, dalla Lituania e uno da Israele. 5 comuni, Spoleto, Cerreto, Vallo di Nera, Scheggina e Santa Natalia di Narco, più di 100 volontari, famiglie, amici, 10 associazioni, 5 percorsi cicloturistici per un totale di 400 km interamente segnalati e ripuliti dai volontari del gruppo MTB Spoleto. All'asso di partenza in piazza Garibaldi assieme ai 2000 ciclisti l'assessore regionale Giuseppe Chianella, l'assessore allo sviluppo economico Ada Urbani, Daniela Isetti, vicepresidente vicario della Federazione Ciclistica Italiana, Cristian Barone, presidente dell'associazione Il Sorriso di Teo, la conduttrice televisiva Barbara Pedrotti, la giornalista e autrice del libro La Bici della Felicità, Ludovica Cassellati, Elena Martinello, sport blogger e cofondatrice del progetto Ride Like a Girl, Luca Panichi, impegnato nella cronoscalata in carrozzine, insieme anche al presidente della Spoleto Dorce Mountain Bike, Luca Ministrini. L'evento, nato 6 anni fa per spingere le amministrazioni regionali e locali a credere e ad investire in quello che è il percorso della vecchia ferrovia che collegava Spoleto a Norcia, passando per Caprareccia, Santa Natalia di Narco, Piedi Paterno, Vallo di Nera, Borgo Cerreto, Triponzo, Visso, Serravalle, Cascia e Norcia, è oggi diventato uno dei percorsi cicloturistici più belli del centro Italia. 30 eventi in 3 giorni, 3 spettacoli in piazza Garibaldi, 2 convegni, una Women Experience, una Kids Experience, un pump track che ha visto più di 350 bambini provare l'emozione di una vera pista per mountain bike, 2 pasta party per un totale di 280 kg di lasagne cucinate e una città, Spoleto, un territorio, quello della Valnerina, che ha dato il meglio di se stesso per regalare a tutti i partecipanti della sesta edizione della Spoleto Dorce Mountain Bike una vera great experience. Sapere se si è commosso. Come ogni volta, perché io c'ero, ma non ero solo, perché cavolo, quanti erano ragazzi. È una cosa incredibile, perché mi ha emozionato molto il fatto che dopo 2 griglie, quindi circa dopo 800.000 persone, di anfiteatro era ancora piena di persone, di caschi di colori. Ancora momenti di ginnastica funzionale con degustazioni di tisane all'Abbazia Santi Felice Mauro, una Spoleto Dorce Run in notturna per le vie della città, momenti di riflessione con 9 professionisti imprenditrici che hanno raccontato la loro vita e le loro esperienze nel mondo dello sport, della TV, della salute, della disabilità, moderate dalla giornalista della Nazione Donatella Miliani. Un convegno curato dal Sorriso di Teo, dal titolo Cuore e Sport, l'importanza della prevenzione. E in ultimo un'estemporanea di pittura che ha decretato la vittoria di Lucia De Carolis con un olio su tela che rappresenterà il disegno grafico della Spoleto Norcia in Mountain Bike 2020. Ma tutto questo non sarebbe stato possibile senza il supporto di tanti partner, amministrazioni, tecnici, sponsor e volontari, tanti spoletini che sono il cuore della Spoleto Norcia in Mountain Bike. Maurizio, io ti ho visto qua, mattina, giorno, sera, notte, giorno festivo, giorno feriale. Possiamo veramente dire che tu sei stato il braccio destro del presidente Luca Ministrini, ma anche di tutto il gruppo Spoleto Dorce Mountain Bike? No, io non sono il braccio destro, io sono una parte di un grande gruppo che è nato qualche anno fa, che è l'MTB Spoleto, e ha portato avanti questa idea e questo progetto che è la Spoleto Norcia, che oggi è giunto alla sesta edizione e grazie alla volontà e al sacrificio di un grande gruppo di amici ha fatto questi numeri e ha creato questo evento che anche oggi ci sta dando tante soddisfazioni nonostante l'impegno, il duro lavoro e il sacrificio di tutti noi.